Bene, oggi faremo dei richiami sulla cosiddetta elettrostatica, introducendo i concetti fondamentali, le equazioni del modello, le proprietà e poi facendo qualche prima applicazione del modello. L'elettrostatica è una condizione di funzionamento nella quale consideriamo le cariche elettriche ferme. Una carica elettrica ferma, vi ricordo, se la carica subisce una forza ed è ferma, allora questa forza la imputiamo alla presenza del cosiddetto campo elettrico che abbiamo definito nella scorsa lezione. Il campo elettrico quindi si fornisce la distribuzione spaziale e temporale delle forze che agirebbero sulla carica unitaria. Ovviamente, essendo una distribuzione vettoriale, a ogni punto, a ogni istante è associato un vettore. Il vettore ha direzione, verso, intensità. Il verso, in particolare del vettore, è il verso cui si metterebbe in moto una carica positiva. Che significa che se questa Q fosse negativa avreste stessa direzione, stessa intensità, ma verso opposto. Ok? Benissimo. Allora, per potervi introdurre i concetti dell'elettrostatica, brevemente vi introduco una classificazione di massima relativa ai materiali, tra materiali cosiddetti conduttori e materiali cosiddetti isolanti o anche dielettrici. Nel materiale conduttore le cariche elettriche sotto azione di un campo elettrico sono libere di muoversi su scala macroscopica. Quindi, se c'è un conduttore e al conduttore imponete un campo elettrico, le cariche sono libere di muoversi. Tutti i materiali che godono di questa proprietà sono definiti conduttori. Se invece, sottoposte all'azione di un campo esterno, le cariche presenti nei materiali non sono libere di muoversi a livello macroscopico, si parlerà di dielettrici. Che succede nei dielettrici? Perché ho usato l'aggettivo macroscopico? Perché la corrente, per come l'abbiamo definita, è un flusso di carica macroscopica. Se andate a livello atomico, microscopico, tutte le cariche sono in movimento, non esiste una situazione in cui le cariche siano fisse. La differenza tra modo macroscopico e modo microscopico sta nel fatto che a livello macroscopico, se avete un moto disordinato microscopico, la velocità media netta è zero. Cioè immaginate a livello microscopico questo movimento continuo di cariche, ciascuna delle quali però ha una velocità che è uniformemente distribuita, quindi si muoveranno in maniera assolutamente casuale, senza una direzione privilegiata, e quindi il flusso netto di carica attraverso una superficie è zero, quindi la corrente è zero. Mentre nel caso dei conduttori, come vedremo, in queste strutture sottoposte alla forza, queste cariche iniziano ad assumere una velocità che consente loro di percorrere dei tratti macroscopici, quindi un flusso di carica, cioè una corrente. Cosa accade nei dielettrici? Nei dielettrici non è che le cariche non si possano muovere. Quello che accade è che se andate a guardare il dielettrico all'interno di questo materiale, in realtà la carica esiste, così come esiste nei conduttori. Ma le coppie di cariche, più o meno, possiamo chiamare dipoli elettrici, le cariche sono vincolate in qualche modo.
Ecco perché non hanno la possibilità di muoversi a livello macroscopico. I legami non consentono il flusso di portatori di carica. Il classico esempio di conduttore è il metallo, perché il tipo di legame che c'è tra i portatori di carica, in particolare gli elettroni e i protoni, è il legame metallico in cui alcuni elettroni sono liberi di muoversi e quindi danno questa corrente che possiamo misurare. A livello del, invece per i dielettrici, cosa succede? Che i legami non consentono un moto alle cariche. Le cariche sono vincolate, quindi immaginate questi dielettrici come realizzati da tanti dipoli elettrici. I dipoli elettrici sono orientati in maniera assolutamente arbitraria e casuale, se non andiamo a sovrapporre un campo esterno. Quindi vedete, questi dipoli elettrici che sono orientati casualmente, se andassi a vedere il campo elettrico prodotto da questi dipoli, il campo elettrico, per quello che vi ho detto prima, va dalla carica negativa alla carica positiva. Quindi qui avremmo campi elettrici prodotti dai dipoli. Il contributo al campo elettrico microscopico, cioè quello prodotto dal singolo dipolo, se andate a mediare sull'intero materiale, è zero, perché tutti questi campi sono orientati in maniera assolutamente arbitraria. Quindi, se prendo un dielettrico in assenza di un campo esterno, cioè di una forza che dall'esterno tende a spostare le cariche, io posso andare a misurare a livello locale, microscopico, qual è la forza che si esercita tra le cariche meno più del singolo dipolo. Ma siccome questi sono orientati in maniera assolutamente arbitraria, localmente la forza non è zero, ma mediamente è zero. Ok? Signori, succede la stessa cosa se andate ad osservare a livello microscopico le molecole di un qualunque oggetto. Le molecole di questa sedia non sono ferme. Se andassi ad osservare con un microscopio, proverei un moto continuo. E tra l'altro, come sapete, il movimento di queste molecole è quello che poi a livello macroscopico dà luogo, per esempio, alla cosiddetta temperatura. L'unica situazione in cui le molecole sono ferme è allo zero assoluto. Bene, ma il fatto che le molecole di questa sedia siano localmente in moto non significa che la sedia sia in moto. Perché? Perché se andate a prendere ciascuno, a partire da questa cioè vedete
Eccoci. Bene, allora, ricapitolando, il modello dell'elettrostatica è formato da queste due equazioni, la legge di Faraday, che abbiamo già visto la volta scorsa, la legge di Gauss, che ci dice che il flusso del campo di induzione elettrica attraverso una superficie chiusa è uguale alla carica netta contenuta in quella superficie. E poi ci aggiungiamo la relazione costitutiva, che nelle ipotesi che abbiamo messo si riduce ad una relazione lineare tra D ed E, quindi sostanzialmente D uguale ad E, a meno di questa costante epsilon che dipende dal materiale considerato. Bene, prima di farvi i primi calcoli di campi elettrici, facciamo una considerazione sui conduttori. Abbiamo detto quello che accade negli isolanti. Sui conduttori abbiamo semplicemente detto che in presenza di un campo esterno queste cariche non si polarizzano, ma si mettono in moto e ci danno un flusso netto di carica che poi chiameremo corrente elettrica. Su questo torneremo. Ovviamente, se il conduttore è in equilibrio elettrostatico, visto che abbiamo supposto che stiamo lavorando in elettrostatica, le cariche sono ferme, cosa significa? Significa che il campo elettrico all'interno di un conduttore, se lavora in elettrostatica, deve essere zero. Perché? Perché se non fosse zero, avrei corrente, avrei moto di carica, ma io sto lavorando in elettrostatica, sto supponendo che le cariche sono ferme. L'unico modo affinché le cariche all'interno del conduttore siano ferme e che non ci sia campo elettrico, quindi il campo all'interno deve essere zero. Bene, se il campo all'interno è zero, l'altra conseguenza è che tutti i punti di questo conduttore sono equipotenziali. Che significa sono equipotenziali? Prendiamo due punti qualsiasi di questo conduttore, compresi anche i punti di frontiera A e B. Quanto vale la tensione tra A e B? Per definizione VAB sarà l'integrale curvilineo di E scalar T in DL, quindi sarà l'integrale del campo elettrico tra A e B. Ma io so anche che in queste condizioni di campo conservativo il campo posso introdurre un potenziale elettrico, quindi la tensione tra A e B è anche la differenza di potenziale tra i punti A e i punti B. Ma siccome il campo, abbiamo detto, è zero in tutti i punti interni, l'integrale mi darà zero, quindi la tensione tra due punti qualsiasi appartenenti al conduttore è nulla. Se la tensione è nulla significa che hanno lo stesso potenziale. Quindi un conduttore in condizioni elettrostatiche si porta ad un unico valore di potenziale elettrico. Tutti i suoi punti si portano ad un unico valore di potenziale elettrico. Ultima considerazione. In un conduttore elettrico in condizioni elettrostatiche la carica si depositerà, se cedo carica a questo conduttore, la carica si depositerà solo sulla superficie e all'equilibrio la carica si troverà sulla superficie. Non posso avere carica volumetrica. Dimostriamolo per assurdo. Supponiamo che il conduttore sia andato in equilibrio, questo è un conduttore. Supponiamo che il conduttore sia in equilibrio elettrostatico. Supponiamo che all'equilibrio ci sia una regione interna dove ci sia una certa carica Q. Ok? Bene, allora io adesso definisco una superficie sigma in questo modo. Una superficie che è contenuta strettamente nel conduttore, una superficie chiusa,
che è contenuta strettamente nel conduttore e contiene questo volume in cui io suppongo che ci sia carica. Ok? Bene, guardate cosa ci dice la legge di Gauss. Il flusso attraverso questa superficie del campo D e quindi del campo E, vista la relazione costitutiva, deve essere uguale alla carica contenuta. Quindi se io faccio il flusso attraverso questa sigma, devo ottenere dd, devo ottenere q. Se faccio il flusso di e, otterrò q diviso epsilon. Mi trovate? Bene, ma io sto facendo, questo è il secondo membro della legge di Gauss, ma guardate il primo membro. Il primo membro mi dice che il flusso si calcola integrando su sigma la componente normale del campo elettrico. Ma se sigma sta nel conduttore, in tutti i punti di sigma il campo elettrico è zero. Quindi noi avremmo al primo membro zero e al secondo membro una quantità diversa da zero. E questo dimostra l'assurdo. Per cui la carica voi potete anche inserirla all'interno del conduttore, ci sarà un transitorio e quando raggiungerà l'equilibrio elettrostatico la carica ve la troverete tutta superficialmente. Ok? Quindi, ricapitolando, nei conduttori all'equilibrio elettrostatico il campo è sempre zero all'interno. Tutti i punti sono equipotenziali, la carica che gli andate a cedere si distribuisce in superficie, è tutta superficiale. Questo indipendentemente da chi sia il conduttore, quindi nell'elettrostatica queste proprietà valgono per tutti i conduttori. Quando rimuoveremo l'ipotesi di carica ferma e quindi consentiremo alle cariche di muoversi, ci sarà la corrente, vedremo come è legata la corrente al campo elettrico che mette in moto le cariche e allora lì andremo a discriminare se il conduttore è di rame, di alluminio, di oro, di argento, quello che volete, la natura del conduttore. In condizioni elettrostatiche, qualunque sia il conduttore, valgono queste proprietà. Mentre andiamo a discriminare la natura dei cosiddetti dielettrici, perché il dielettrico, cioè l'isolante, è caratterizzato da una epsilon. Adesso noi risolveremo il primo esempio di calcolo, la prima configurazione elettrostatica mettendoci nel vuoto. Se invece del vuoto usiamo il vuoto, è il dielettrico ideale, è l'isolante perfetto, non ci sono cariche, non c'è possibilità di condurre nulla. Se cambiamo materiale, usiamo altri tipi di dielettrici, cambieremo cosa? La epsilon, e come vedremo cambierà la risposta in termini di parametri, per esempio la capacità elettrica di un condensatore, ma su questo ci arriveremo, su questo ci torneremo. Iniziamoci a studiare il caso più semplice in assoluto. Voglio capire qual è il campo elettrico che produce una carica isolata nel vuoto. Quindi mettiamoci nel vuoto, supponiamo in un certo punto di depositare una carica puntiforme positiva più Q. Vogliamo sapere quanto vale il campo elettrico prodotto da questa carica. Bene, in questo primo esempio, così come in tutti gli altri che vedremo, noi per risolvere questo problema cosa faremo? Useremo la legge di Gauss, perché la legge di Gauss è quella che lega le sorgenti, cioè le cariche, secondo membro, con i campi. Mentre l'equazione di Faraday, come vedremo, la legge di Faraday, la sfrutteremo in modo indiretto perché ci fornirà delle proprietà che ci consentiranno di risolvere più semplicemente il problema. Quindi operativamente noi entriamo nella legge di Gauss con questo tipo di problema. Se io conosco la distribuzione di carica Q, quindi conosco il secondo membro di quell'equazione, quanto vale E o D? Il problema è che questa è un'equazione integrale, perché la vostra incognita compare come integrando di un'equazione. E quindi impareremo a vedere,
impareremo come si fa a risolvere, almeno in situazioni geometricamente semplici, questo tipo di equazione. Come vi disse la volta scorsa, si può riformulare il problema anche in forma differenziale. Nel qual caso la prima equazione sarebbe un rotore del campo elettrico uguale a zero, la seconda equazione sarebbe una divergenza del campo D e al secondo membro troveremmo la densità della carica. Ovviamente risolvere equazioni differenziali presuppone tutt'altro approccio rispetto a quelle integrali. Nel nostro corso risolveremo quelle integrali, però vi segnalo che esiste una formulazione alternativa che è quella differenziale. Bene, come si risolve il problema? Intanto partiamo da un esperimento concettuale. Immaginiamo di andare a prendere una carica di prova, una carica sonda se volete, Q piccolo, che deve essere sufficientemente più piccola di Q per non perturbare il campo prodotto da Q, dalla carica che per noi è la sorgente. Vabbè? Immaginate di andare a misurare la forza che subisce questa carica in varie posizioni dello spazio. La dividete per la carica di prova, ottenete il campo elettrico. In altre parole, in questo modo riuscite a visualizzare punto per punto quali sono le linee di forza del campo elettrico e vi verrà fuori che le linee di forza sono radiali. Cioè, se andate a misurare, a visualizzare attraverso questo esperimento concettuale, cioè punto per punto misurate la forza e la dividete per la carica di prova e andate a visualizzare punto per punto il vettore campo elettrico, vi ritrovereste una distribuzione radiale 3D il cui centro coincide col punto in cui abbiamo inserito la carica Q. Questa è la distribuzione del campo elettrico. Quindi dobbiamo studiarci un problema che ha questa simmetria. Se ci vogliamo studiare un problema con questa simmetria, dobbiamo metterci in coordinate opportune. Il sistema di coordinate più adeguato per studiare un problema del genere è il sistema di coordinate sferiche. Nel sistema di coordinate sferiche, un punto P qualsiasi viene determinato da tre coordinate. La sua distanza dall'origine del sistema, che ovviamente faremo coincidere col punto in cui abbiamo messo la carica Q. Fissata la prima coordinata R, voi cosa avete fissato? Avete fissato il raggio di una superficie sferica. Vi trovate? Quindi P può appartenere a un punto qualsiasi che giace su questa superficie sferica di raggio R. Come si fa a individuare un punto su una superficie sferica? Con due coordinate angolari, che potreste chiamare latitudine e longitudine, esattamente quello che si fa sulla Terra, che è una sfera, almeno in prima approssimazione, e quindi qualunque punto viene individuato da due angoli. Quindi teta e fi sarebbero la nostra latitudine e longitudine, che ci dice, una volta che hai fissato qual è la superficie sferica, qual è il punto su quella sfera. Queste sono le coordinate sferiche. Ok? Benissimo. In coordinate sferiche il vettore, che quindi dipenderà da R, teta e fi, quale componente ha? Teoricamente potrebbe avere tutte le componenti. In realtà, come risultato dell'esperimento concettuale di cui vi parlavo prima, ci accorgiamo che in ogni punto il vettore ha solo la componente radiale, vedete? In questo punto il vettore, in questo sistema di coordinate, coincide con la sua componente radiale. Quindi lo esprimo così.
questo è calco A del punto P di interesse. Bene, adesso il vettore è tutto radiale, non ha componenti lungo teta o lungo φ. Lungo teta sarebbe questo, lungo φ sarebbe l'angolo che fuoriesce dalla lavagna. Bene, però teoricamente questa componente può dipendere da teta e φ. In realtà questo si può dimostrare non è vero, nel senso che in realtà il campo ha solo componente radiale e questa componente a sua volta dipende solo dalla coordinata R. Perché? Per motivi di simmetria. Ovviamente, diciamo, la dimostrazione è abbastanza complicata, quindi io vi do risultato in qualche modo giustificandolo in maniera intuitiva. E cioè, vedete, noi stiamo valutando nel punto P l'effetto della sorgente posta nell'origine. Bene, se io adesso mi mettessi sulla superficie sferica di raggio R, quindi a parità di R, in qualunque altro punto della stessa superficie, quindi qui R è la stessa, avremo, che ne so, un teta primo, un fi primo. Dal punto di vista intuitivo non cambia nulla, perché voi mettetevi nei panni dell'osservatore che si mette nel punto P e guarda la sorgente. Se io ruoto intorno alla sorgente mantenendomi alla stessa distanza, per come è fatta la sorgente, io continuo a vedere la stessa sorgente. Oppure si può anche ribaltare la frittata, si può dire: se io ruoto la sorgente lungo teta e lungo φ, in questo caso è puntiforme, l'osservatore non se ne accorge. E quindi non c'è nessuna ragione per pensare che l'effetto di questa sorgente qui sia diverso da quello che misurereste qui. Vi faccio una controprova per farvi capire. Se io avessi non un punto ma una sfera carica, immaginate che ci sia una sfera carica in maniera uniforme, ok? Benissimo. Se io mi metto a una certa distanza qui, R, e ruoto intorno mantenendomi alla stessa distanza, io continuo a vedere sempre la stessa sorgente. Ma se invece di essere uniforme, per esempio, la carica non avesse questa simmetria, immaginate di avere questa situazione. In questa regione di sfere molto più addensata rispetto a qui, allora non sarebbe più vero che ruotando io mi aspetto sempre lo stesso risultato, perché a parità di R, quando mi porterò più vicino alla regione in cui si addensa la carica, mi aspetto qualcosa di diverso da quello che troverò qui. In altre parole, se io sfrutto la simmetria della sorgente, posso escludere la dipendenza dalle variabili angolari in questo caso, e quindi il problema si semplifica. Perché si semplifica? E adesso capirete la necessità di tutto questo preambolo. Perché nel momento in cui io per simmetria escludo la dipendenza dagli angoli, il campo assume una configurazione molto semplice, che è questa. Ha solo la componente R, quindi tutto il campo ha componente R, possiamo anche toglierci il pedice, il modulo del campo è tutto radiale, coincide con la componente radiale. Dipende solo da R ed è allineato con R, abbiamo detto. Allora, a questo punto posso calcolare facilmente quell'equazione integrale. Perché? Come faccio ad applicare il teorema di Gauss? Il teorema di Gauss si applica facilmente andandomi a scegliere una superficie chiusa opportuna. Devo scegliermi una sigma chiusa. Mi sceglierò come sigma proprio la superficie sferica che passa per il punto di interesse, P. Quindi immaginate di scegliere come sigma proprio la superficie sferica di raggio R. Il risultato che vi,
che otterremo non dipende dalla scelta, ma la scelta ci può consentire di arrivarci in maniera più o meno complicata. Allora, cosa ci dice il teorema di Gauss? Ci dice che il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie deve essere uguale a Q diviso epsilon 0. L'unica carica presente in questo problema sta all'interno di questa superficie e quindi applico il teorema di Gauss. Applico anche la relazione costitutiva, per cui scriverò D come E per epsilon 0 e quindi ottengo questo. Bene, andiamo a vedere questo primo membro come si può risolvere. Il nostro obiettivo è tirar fuori E. Questa è un'equazione integrale, vi ripeto, in cui la nostra incognita sta sotto il segno di integrale. Tutto quello che abbiamo fatto, compresa la scelta delle coordinate e delle superfici, come vedrete fra un attimo, è finalizzato a rendere semplice il calcolo di questo integrale. E vediamo, facciamo questo calcolo. Sviluppiamoci questo primo membro. È il flusso del campo E attraverso la superficie sigma. Bene, ma se io ho scelto come superficie sigma proprio la superficie sferica che vi ho appena descritto, la normale che va inserita nel calcolo ogni volta che calcoliamo un flusso coincide proprio con R. Chi è la normale a una superficie sferica? È proprio il versore radiale. Vi trovate? In ogni punto N coincide con R. Quindi in realtà quando faccio il prodotto scalare tra campo e versore normale sto facendo il prodotto scalare tra campo e versore radiale, avendo scelto questa superficie. Se avessi scelto un'altra superficie questo non era vero. E siccome il campo è tutto radiale, andando a sostituire l'espressione del campo mi accorgo che sto facendo il prodotto scalare di un versore per se stesso. Ok? Questo è tutto il campo, l'ho sostituito con quello che abbiamo ottenuto prima. E questa è la prima semplificazione che ci consente di fare l'approccio che ho seguito. Perché adesso quanto vale il prodotto scalare di un versore per se stesso? Un versore è un vettore di lunghezza u. Se lo moltiplicate scalarmente per se stesso vi dà proprio 1. 1 per 1 per il coseno di 0 che è 1. 1 per 1 per 1. Cioè questo prodotto qua sparisce e diventa uguale a 1. E quindi ci riportiamo all'integrale del modulo del campo sulla superficie sferica S. Bene, a questo punto il gioco è fatto, perché avendo scelto quella superficie, la superficie sferica è il luogo dei punti a R costante, per definizione di superficie sferica. Ma l'integrando dipende solo da R, quindi noi stiamo integrando una quantità su una superficie in cui R è costante, che significa che l'integrando è costante su quella superficie e quindi non dobbiamo fare l'integrale, perché è quello l'integrale di una costante. Come si fa a integrare di una costante? Si tira fuori la costante. E vi viene l'integrale di 1. E quindi l'integrale che cos'è? L'area della superficie sferica di raggio R. Quanto vale l'area di una superficie sferica di raggio R? Chi se lo ricorda? 4 pi greco
R quadro. Facendo tutti questi passaggi, in realtà, come vedete, io ho svolto tutta una serie di considerazioni teoriche, ma nei fatti l'integrale non l'ho fatto. Quello che ci sembrava la parte più complicata, fare l'integrale di superficie di questo vettore proiettato sulla normale, nei fatti si è ridotto all'integrale di una scala, di uno scalare, l'integrale di una costante, scusate. A questo punto, vedete, questo è tutto il primo membro della legge di Gauss, ci vado a mettere Q diviso epsilon 0 e ottengo il risultato finale. Il campo elettrico nel punto considerato, che si trova a distanza R dalla carica che l'ha generato, vale Q fratto 4 pi greco epsilon 0 per R quadro. Questo è il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme posta nell'origine di un sistema di riferimento. Bene, prima osservazione, questo risultato non dipende dal sistema di riferimento che abbiamo usato per calcolarlo e non dipende dalla superficie che abbiamo usato. Però vi faccio osservare, noi abbiamo potuto semplificare il calcolo di questa integrale sfruttando le simmetrie. Se ci fossimo messi in un sistema di coordinate cartesiane, quel campo lì aveva coordinate x, y e z. Se prendete un vettore radiale in uno spazio tridimensionale, quel vettore ha x, y e z. Quindi avremmo complicato di molto il calcolo, così come se a parità di coordinate avessi scelto come superficie sigma non una sfera, una superficie sferica, ma per esempio la superficie di un parallelepipedo, potevo tranquillamente fare il calcolo. Sarebbe stato molto più complicato. Perché? Perché lì la normale a ogni faccia di questo parallelepipedo sarebbe stata diversa dal versore radiale e quindi avrei dovuto fare l'integrale, cioè pezzo per pezzo della superficie, andarmi a proiettare il campo elettrico sulla normale, cioè estrarre la sua componente normale e poi integrare. Non è che non si possa fare, ovviamente facendo così è tutto più semplice. In altre parole, queste si chiamano superfici di Gauss. Quando risolvete un problema del genere, io cerco una superficie che si adatta alla simmetria della sorgente. Come vedremo la prossima volta, se la sorgente non ha simmetria sferica ma cilindrica, prenderemo un cavo elettrico, lo caricheremo e vedremo quale campo produce. Un cavo elettrico in prima approssimazione avrà simmetria cilindrica. Sceglieremo una superficie cilindrica, sceglieremo le coordinate cilindriche in modo da semplificarci il calcolo della campo. Considerazioni finali sul risultato. Andiamo a vedere come è fatto questo campo elettrico. Campo elettrico prodotto da questa carica, se lo vado a graficare in funzione della distanza dall'origine, è fatto così, vedete, avrà un asintoto per R che tende a zero, perché per R che tende a zero questo campo esplode, va all'infinito. Se mi avvicino alla carica, il campo tende all'infinito. Se mi allontano, il campo decade come 1 su R quadro. Quindi quando la carica è concentrata in un punto, allontanandosi dalla sorgente, il campo decade come 1 su R quadro. Se mi avvicino, invece, il campo ha un asintoto, diventa infinito.
prima considerazione. Seconda considerazione, qual è la forza che subirebbe una carica Q piccola messa proprio nel punto P in cui abbiamo calcolato il campo? Ricordiamoci che la forza è Q per E e quindi sarebbe Q per Q piccolo fratto 4 pi greco epsilon 0 R4. Questa viene detta forza di Coulomb. Cosa vi ricorda? Ci ricorda la struttura della forza gravitazionale, la forza con cui si attraggono due masse. In quel caso c'è sempre un segno meno davanti. Al posto delle due cariche ci sono le due masse, M1 e M2. Al posto della costante 1 su 4 pi greco epsilon 0 c'è una G, ma è comunque una costante, e vi ritrovate lo stesso andamento con la distanza. La forza gravitazionale decade come 1 su R quadro, la forza elettrostatica tra due cariche decade come 1 su R quadro. E questo per ricordarvi il parallelismo che c'è, che vi ho fatto la volta scorsa, tra campo elettrico e campo gravitazionale, entrambi campi conservativi, almeno quando lavoriamo in condizioni elettrostatiche. Quindi è qualcosa che ci ritroviamo per analogia con quanto conosciamo in ambito gravitazionale. Allora, esiste nella realtà questo asintodo? Questo asintodo in realtà lo possiamo rimuovere facilmente nel momento in cui noi diciamo, invece di studiarci questo problema qui, andiamo a rimuovere l'ipotesi semplificativa che la carica sia puntiforme. Immaginate che la carica Q sia associata ad una regione, ad una sferetta che ha un raggio molto piccolo ma non è mai zero. Quindi se io adesso volessi studiarmi lo stesso problema dove sostituisco alla carica puntiforme una carica Q depositata su una sfera di raggio A, depositata in maniera uniforme, suppongo che sia andata all'equilibrio elettrostatico, per quanto abbiamo detto prima, la carica Q si troverà uniformemente distribuita sulla superficie di questa sfera di raggio A, la sfera conduttrice ovviamente. Ok? Benissimo. Cosa cambia se ci mettiamo all'esterno di questa sfera, in un punto qualsiasi, quindi per A, per R maggiore di A? Cosa cambia rispetto ai passaggi che abbiamo fatto prima? Non cambia nulla, perché è ancora la simmetria sferica, valgono le simmetrie, vale tutto quello che abbiamo detto, con l'unica differenza è che adesso questa formula che vi ho dato vale per R maggiore di A. Quindi all'esterno di questa sfera di raggio A vi trovate la stessa soluzione che trovereste se l'intera carica fosse messa al centro di questa sfera. È un po' come quando studiate i problemi di fisica, di dinamica, e dite: prendo tutta la massa, la associo al baricentro di un oggetto e per studiarmi il moto mi vado a studiare il moto di un punto invece che il moto di un oggetto. È qualcosa di simile, cioè all'esterno o la carica è depositata su una sfera o è tutta concentrata nel punto, ottenete la stessa soluzione, non cambia nulla. Perché? Perché nella legge di Gauss quello che conta è la carica contenuta nel volume. Adesso se la carica è puntiforme, è distribuita su una sfera, non cambia nulla, il secondo membro è sempre Q. Bene, questo è quello che succede per R maggiore di A, e cioè se torno al profilo del mio campo e per esempio questo è A, per R maggiore di A ottengo esattamente la stessa soluzione di prima, ve la disegno in rosso. Qual è adesso la differenza rispetto al caso ideale puntiforme? Che succede quando entro nel conduttore R minore di A? Abbiamo detto prima,
il campo è zero. Quindi non esiste più quell'asintoto verticale. Se io rimuovo l'ipotesi di carica puntiforme e gli do una dimensione diversa da zero, allora immediatamente sparisce questo asintoto, il campo per R minore di A deve essere zero, perché sarebbe il campo all'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Quindi, e con R uguale a 0 per R minore di A. Ovviamente ciò significa che in corrispondenza della superficie c'è un punto di discontinuità del campo. Il campo subisce una discontinuità di prima specie. Il campo è nullo fino alla superficie, dalla superficie in poi verso l'esterno assume questo valore decrescente. Il massimo valore di campo ve lo trovate sulla superficie. Il massimo valore del campo quant'è? Sarà Q fratto 4 pi greco epsilon 0 A quadro. E chi è che dà luogo alla discontinuità del campo? Proprio quella carica disposta superficialmente. Bene, ci possiamo fermare. Anzi, prima di fermarmi, facciamo l'ultimo passaggetto, così completiamo lo studio di questo primo problema elettrostatico. Andiamoci a calcolare il potenziale elettrico, la funzione potenziale elettrico. Se voglio calcolarmi il potenziale elettrico di un punto qualsiasi, per definizione devo integrare tra P e l'infinito. Il campo, la componente tangente del campo elettrico. Benissimo, come si fa questa integrale? È molto semplice. Io voglio calcolarmi il potenziale di questo punto P. Devo immaginare un percorso che colleghi P all'infinito e calcolarmi l'integrale della componente tangente del campo elettrico. Siccome abbiamo visto la volta scorsa che tra le proprietà discendenti dalla legge di Faraday c'è il fatto che possiamo scegliere a piacimento il cammino che collega due punti, io per andare da P all'infinito posso scegliere qualunque traiettoria. Quale traiettoria sceglierò? Quella più semplice, quella più comoda, la traiettoria radiale, cioè io tenderò da P all'infinito seguendo la linea del campo elettrico. In altre parole, vado ad integrare lungo una traiettoria in cui la tangente, quindi il versore tangente, è uguale al versore radiale. E quindi l'integrale che sto calcolando è l'integrale tra R e infinito di chi? Di E, che posso sempre scrivere come E di R per R versore, moltiplicato scalarmente per R versore, in del. Siccome abbiamo indicato come R anche la variabile, la posizione di P, questa è una variabile muta di integrazione, chiamiamola R primo. Chiaramente sto facendo l'integrale lungo il raggio, quindi il mio dl è proprio un dr, visto che mi sto muovendo lungo il raggio. Stesse considerazioni di prima, questo qui vale 1, quindi sto facendo l'integrale tra r più infinito di q fratto 4 pi greco epsilon 0 r primo quadro dr primo. Tiriamo fuori le costanti, Q fratto 4 pi greco epsilon 0 è una costante. Mi resta l'integrale
di 1 su R'4. Chi è la primitiva di 1 su R'? Meno 1 su R. Quindi Q 4 Y Epsilon 0 meno 1 su R' calcolato più infinito R. E quindi, considerando che quando va più infinito tende a zero, avremo questo risultato. Q fratto 4 pi greco epsilon 0 per R. Il potenziale elettrico, questo è il potenziale elettrico di un punto P esterno alla sfera, ovviamente. Quindi potenziale elettrico all'esterno della sfera assumerà questo andamento proporzionale a 1 su R per R crescente e assumerà valore pari a Q fratto 4 pi greco epsilon 0 per A in corrispondenza della sfera. Questo per R maggiore di A. Quanto varrà il potenziale per R minore di A a questo punto? Vediamo se ci arrivate. Io ho calcolato il potenziale elettrico su tutti i punti a partire dalla superficie della sfera fino all'infinito. Quanto varrà il potenziale in tutti gli altri punti della sfera? Abbiamo detto prima che in un conduttore tutti i punti sono equipotenziali. Il campo all'interno è zero, il fatto che il campo sia zero non significa che il potenziale deve essere zero, significa che la differenza di potenziale sarà zero, cioè il potenziale è costante e quindi sarà uguale al valore che abbiamo calcolato dall'esterno. Resterà costante, il potenziale non subisce nessuna discontinuità, vedete? Il potenziale è costante pari al valore 4, Q diviso 4 pi greco epsilon 0 per A su tutti i punti della sfera conduttrice, inclusi i punti di frontiera. Dopodiché usciamo dalla sfera e il potenziale tende a decrescere. Quindi, per R minore di A, V con R è costante e vale Q fratto 4 pi greco epsilon 0 per A. Chiudo facendovi osservare cosa significa che il potenziale elettrico decade come 1 su R. Quando rappresentate un campo vettoriale, ci sono due modi per rappresentarlo. Uno è quello di rappresentare le linee di forza del campo, come abbiamo fatto qui, le linee di forza del campo elettrico. Un altro modo è quello di rappresentare, invece che le linee di forza del campo, le cosiddette superfici equipotenziali. Signori, cosa vi sto dicendo? Quando guardate una mappa geografica, una cartina, e trovate questo con la scritta 100, 200, 300, che significa questo? Mappa geografica. Cosa interpretate con quelle curve che vi disegno lì? Che c'è qui? C'è una collinetta. Cosa abbiamo rappresentato qui? Quella, se volete, è la rappresentazione indiretta del campo di forza gravitazionale. C'è un dislivello. Però non avete rappresentato i vettori della forza G. Cosa avete rappresentato? Le curve che rappresentano le superfici in cui l'altitudine è la stessa.
dal punto di vista gravitazionale sono curve equipotenziali, cioè se voi mettete una pallina qui, la pallina non si sposterà mai qui da sola, perché state lavorando alla stessa quota, ma si sposterà qui se è libera di muoversi. Cioè le linee di forza gravitazionali sono ortogonali alle linee equipotenziali. Questo accade sempre. Nel caso elettrico, quali sono le superfici equipotenziali? Quali sono le superfici con potenziale costante? Beh, siccome il potenziale dipende solo da R, tutte le superfici in cui R è costante, cioè tutte le superfici sferiche. In altre parole, tutte le superfici sferiche concentriche con la sfera carica sono superfici equipotenziali. Qui c'è un potenziale V1 e per tutti questi punti c'è lo stesso potenziale. Qui c'è un potenziale V2, qui c'è un potenziale V3 e così via, con un potenziale decrescente allontanandoci dalla sfera. Voi, se non volete rappresentare un campo vettoriale con le linee di forza, se il campo è conservativo e quindi ammette una funzione potenziale, potete descrivere dove sono i punti equipotenziali, esattamente come facciamo nelle mappe geografiche. I punti equipotenziali, la superficie equipotenziale cosa vi dice? Vi dice che se non avessi disegnato linee di forza e campo E, ve le potevate ricavare facilmente, perché le linee di forza saranno ortogonali alle superfici equipotenziali. Questo è il concetto di gradiente di una funzione. Il gradiente di una funzione è ortogonale alle superfici in cui quella funzione è equipotenziale. Quella funzione è costante. Va bene, ci fermiamo qui.